al teatro di Dresine. Ma allora, Artes, questo Nenini, è nato per qualificare l'Italia, perché ne sentivamo il bisogno di un sistema qualificato che porta una professione, che porta una forma di prodotto. Poi è vero che questo schema di per sé può andare tutto il mondo, cioè non è che sia ristretto per forza d'Italia. Come mai Rita, tanto scusate, non ho presentato Rita, adesso la presento. Allora, Rita Covello è una donna in gamba perché è una persona che si mette nelle avventure in modo ardito e anche in modo resiliente, perché quando si fa le cose difficili o le cose nuove bisogna avere pazienza e resilienza. È una fondatrice della società Artes, di tutto il progetto, dal 2015. Quindi è titolare di un tour di un'azienda turistica che si chiama Tourism, Tailors for Tourism, quindi turismo tailor-made. Ha lavorato per tante start-up, per tante attività importanti in Italia e lavora a Sorrento in tante altre cose. E, cara Rita, come mai ti sei trovata e ci siamo trovati ingrippati col Brasile? Sì, come mai diciamo Artes si è trovata, come mai Artes si è trovata diciamo in questa avventura? Perché in realtà è un'avventura che deve ancora realmente poi cominciare. Allora, tutto nasce durante la pandemia. Noi eravamo tutti chiusi in casa, non c'erano più fiere, il turismo era bloccato e a questo punto noi abbiamo deciso di attivarci facendo i webinar di protagonisti territori, che era un momento di condivisione, di informazione, perché cercavamo di far circolare informazioni attraverso, diciamo, queste trasmissioni e soprattutto anche era un modo per incontrare persone, anche se virtualmente. In una di queste trasmissioni, sempre per quelle casualità della vita che però sono significative, abbiamo incontrato due persone, Sergio Stupo e Sandro Billi, che avevano delle società che fanno consulenza sullo sviluppo dei territori e anche, diciamo, sviluppo turistico. E da lì è nata una simpatia, un'empatia. E abbiamo detto, ma bene, abbiamo tante cose in comune, prima o poi faremo qualcosa. Questo prima o poi si è appalesato alla fine del 2021, quando ci hanno chiamato per partecipare a una call, diciamo un bando, che era stato indetto dalla Banca Interamericana, che è un ente che finanzia progetti di sviluppo e di riqualificazione dei paesi, diciamo, del Sud America. Il bando, quindi abbiamo partecipato con loro a questo bando che ovviamente riguardava lo sviluppo di un prodotto turistico, chiaramente, e alla fine, a inizio 2022, no, scusa, più tardi, dopo l'estate del 2022, abbiamo avuto la notizia che eravamo stati selezionati. Quindi questa è un po', diciamo, l'origine Il del preambolo. progetto, il preambolo. Dopodiché, di cosa si tratta, no? Questo progetto? Il progetto, come vi dicevo, è figlio di questa iniziativa che è stata finanziata da questa banca di sviluppo. Questa banca di sviluppo lavora attraverso un programma. Adesso vediamo un attimo, Ah, aspetta, aspetta. aspetta, vieni con qui. Allora, come vi dicevo, attraverso un programma nazionale, quindi un programma nazionale brasiliano di sviluppo e di strutturazione del turismo etno-afro di Salvador de Bahia, che vede ovviamente coinvolte anche l'amministrazione della regione di Salvador, nel caso specifico la prefettura di Salvador. Ora, cosa vuol dire? L'obiettivo del programma è quello di promuovere lo sviluppo di un turismo legato alla cultura locale. La cultura locale, che è specificatamente afro, quindi nera, e serve anche ad aumentare il reddito e l'occupazione della popolazione di Salvador, ma sempre con una particolare attenzione alla popolazione di origine africana. Ora, cerchiamo di capire un attimo, nel senso che
L'82% della popolazione di Salvador è nera. È una popolazione che viene quindi dai famosi tratta degli schiavi che dall'Africa furono portati nelle Americhe. In più, Salvador è identificata nel continente sudamericano come la città a più alta identità di cultura afro. Quindi c'è una storia. Negli ultimi anni è stato identificato una grande richiesta da parte del turismo black di ricerca delle origini, un po' come abbiamo visto prima, no? Il turismo di origine. Quindi questi americani, anche del Nord America, neri, sono andati a ricercare le loro origini e quindi Salvador è diventata meta di turismo di questo tipo, perché chiaramente molta della cultura afro è proprio a Salvador. E da lì nasce questo progetto di valorizzazione, diciamo, della cultura afro anche nel contesto ovviamente turistico. Dopodiché, diciamo, che cosa è successo? Oggi l'analisi di questo progetto che cosa ha messo in evidenza? Che oggi in realtà tutta la parte di popolazione che si occupa di turismo e di turismo afro in particolare non ha una adeguata riscontro economico, dovuto anche al fatto che c'è una mancanza di professionalità e di imprenditorialità. Quindi la necessità del progetto era quella di creare anche un sistema che potesse dare a queste persone la possibilità di professionalizzarsi e di creare imprenditorialità e quindi di togliere in qualche modo dall'egemonia, tra virgolette, degli stranieri, perché per esempio oggi ci lavorano tour operator americani, quindi levare all'egemonia degli stranieri il lavoro del turismo afro che allora in realtà rendeva poco. E quindi nasce questo progetto. Nello specifico, diciamo, allora, il progetto fa parte di un piano che è molto più ampio e che riguarda anche scelte sociali, scelte economiche. Noi ci occupiamo della parte, diciamo, prettamente turistica. La parte prettamente turistica ha come obiettivo la creazione di un sistema di esperienze e di itinerari turistici legati alla comunità afro attraverso una metodologia partecipativa. Allora, sentite che abbiamo detto le parole magiche che sono alla base del nostro modo, no? Di creare le esperienze. Per cui noi all'interno di questo progetto siamo, diciamo, il partner cosiddetto tecnico, ovvero siamo il partner, qua vedete, vi sto facendo scorrere un po' di informazioni che riguardano proprio il progetto. Il partner tecnico è quello che si prende la briga di formare, creare e verificare che poi questi itinerari turistici funzionino. Come funziona il nostro intervento? Noi avremo una parte di formazione che avverrà in Italia, nella quale alcune persone dal Brasile verranno qui e parteciperanno a una formazione e soprattutto proveranno sul campo quelle che sono le nostre storie da vivere insieme. Quindi potranno verificare sul campo, provare e parlare con i nostri operatori per capire qual è stato il meccanismo e come noi sviluppiamo queste storie. Nel frattempo loro avranno già sviluppato un'idea di quelle che possono essere le tematiche sulle quali costruire le loro storie, i loro itinerari. E poi a distanza li affiancheremo in questo percorso di creazione di itinerari e di esperienze. Ci sarà poi un'altra fase nella quale saremo noi ad andare in Brasile per verificare che effettivamente quello che loro hanno messo in atto, quello che loro hanno costruito, corrisponde al nostro format, al nostro disciplinare. E in più, la cosa, diciamo, il vero challenge, la vera sfida è che siamo stati coinvolti anche nella realizzazione
punti di promozione di questi itinerari, perché gli itinerari, come vedete, hanno una localizzazione che abbraccia varie zone di Salvador, per cui ogni itinerario avrà poi un punto promozione, un punto vetrina di riferimento. Questi punti vetrina vanno allestiti, vanno creati, e noi quindi parteciperemo anche alla creazione, all'allestimento di questi punti vetrina, che avranno tra l'altro una serie di caratteristiche che devono essere la sostenibilità, il riuso e il più possibile vicino a quelle che sono pratiche, abitudini e anche tradizioni della cultura afro. Ecco, io ho dimenticato nella presentazione di Rita di dire la sua sorgente. Rita è un architetto e questa attività, diciamo, di realizzare l'InfoPoint è un'attività che richiede la sua competenza, diciamo, come Artes non è un lavoro che facciamo, però grazie alla sinergia, grazie alle sue competenze, abbiamo potuto anche rispondere a questa esigenza che il progetto ha manifestato. Quindi, come vi dicevo e come potete vedere anche da questa slide, il percorso che faremo è il percorso che noi utilizziamo anche in Italia, quindi nella costruzione delle nostre esperienze, soprattutto nei progetti di destinazione, quindi c'è una mappa mentale, un processo di ascolto, un'analisi, no, di quello che viene proposto dal territorio. È chiaro ed evidente che abbiamo e faremo degli adeguamenti, no, del nostro progetto alle esigenze di un territorio che chiaramente è diverso da quello italiano e soprattutto in questo caso ha una forte valenza sociale, perché tra l'altro questo progetto, oltre a essere dedicato e quindi diciamo ha come focus il turismo afro, in particolare anche quello alle donne, quindi ha un ulteriore risvolto diciamo sociale, quindi è logico che ha dei parametri che sono un po' diversi da quelli che noi andiamo a gestire in Italia, e quindi noi adegueremo il nostro format, il nostro disciplinare a queste esigenze. Chiaramente è una bella sfida, chiaramente è importante, ecco, per noi è una sfida ma è anche un esperimento, imparare a adeguare, no? A rendere malleabile il nostro format, il nostro disciplinare a esigenze di altri paesi, di paesi che possono essere anche molto diversi dal nostro, e quindi imparare a capire e a conoscere anche realtà che sono distanti, molto distanti dalla nostra. Quindi da questo punto di vista un bel... Ecco, il progetto si svolgerà in che periodo? Allora, ecco, vedete qui quello che noi dobbiamo realizzare, che diciamo fa quasi paura a leggerlo, nel senso che dobbiamo realizzare 30 punti di visita, 10 itinerari, e poi c'è tutta una parte nella quale bisogna essere in grado di fare anche una promo commercializzazione, quindi di coinvolgere il mercato nazionale e internazionale nella vendita poi di questi itinerari. Non è una parte che diciamo riguarda noi direttamente, ma è chiaro che se gli itinerari non sono validi, poi non sono nemmeno vendibili, quindi insomma siamo coinvolti anche in questo. Allora, qui vediamo anche le tempistiche, ecco qui, il periodo di esecuzione del progetto è di circa 10 mesi, noi abbiamo avuto il via libera adesso a fine ottobre, quindi si suppone che poco dopo l'estate dell'anno prossimo il progetto dovrebbe essere portato a termine. Speriamo di poterlo presentare come risultati alla prossima BITES 2023. Infatti, diciamo che adesso hanno cominciato a fare una parte di lavoro di analisi in Brasile. Intorno a marzo dovrebbero venire queste persone brasiliane in Italia per partecipare alla nostra formazione. Tra aprile e maggio andare noi in Brasile per la verifica e quindi poi la creazione di questi punti, e quindi poi dopo l'estate bisognerà consegnare l'output, no? Quello che è il risultato finale di questo progetto, e probabilmente speriamo che a novembre dell'anno prossimo potremo raccontarvi di questa meravigliosa esperienza che è diventata una prevista. Speriamo di andare lontano anche in altri paesi.
Bene, allora ti facciamo un applauso, le mille persone che sono in internet ti fanno un applauso carinissimo.